Buonasera dalla redazione di Teletruria, siamo all'appuntamento consueto con le notizie dalle vallate. Iniziamo da Sansepolcro. Sansepolcro ha ricordato il dramma dei profughi istriani delle foibe con una cerimonia in comune. Vediamo. Con l'assessore alla cultura Francesca Mercati, una giornata che simboleggia appunto il ricordo e soprattutto anche un momento, come ha detto nel suo intervento, di riflessione. Sì, assolutamente. Il giorno del ricordo è una solennità civile che ci impone una profonda riflessione sui fatti crudeli, pesantissimi che sono accaduti ai nostri connazionali che vivevano nel confine orientale. Sono dei fatti che oggi fortunatamente sono emersi, fanno parte del nostro patrimonio culturale e le giovani generazioni li apprendono già dai primi cicli di studio. Ma per chi è meno giovane abbiamo, io compresa, sperimentato come di questi fatti così tristi non si sia parlato assolutamente, non ci fosse stata traccia nei libri di storia. La legge istitutiva del giorno del ricordo raccomanda di organizzare eventi e momenti di riflessione, soprattutto perché possa essere tramandata la conoscenza di questi fatti nei giovani. Io credo molto in questo perché ai giovani dobbiamo dare gli strumenti veri per poter coabitare, convivere con chi è differente da noi, per cultura, per nazionalità, e ritengo che solide basi di amicizia e di collaborazione possano essere sostenute soltanto se ci sono, se mettiamo al centro valori come la verità e la giustizia. Come organizzare l'accoglienza turistica a Cortona in previsione di una probabile ripresa? Su questo tema, incontro tra Confcommercio e amministrazione comunale a Cortona. Un incontro per fare il punto sull'organizzazione dell'accoglienza in vista della prossima stagione, dove le limitazioni imposte dal Covid dovrebbero essere meno vincolanti. Il presidente di Confcommercio Valdichiana, Marco Molesini, ha avuto un colloquio con il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Eventi di qualità, più spazi esterni per bar e ristoranti, un sistema parcheggi più efficiente e più attrattive natalizie. Queste le principali richieste formulate da Molesini. Con l'arrivo della bella stagione, il terziario cortonese si aspetta un forte rilancio turistico che possa dare vigore alle imprese del terziario. Molesini ha chiesto di confermare e rafforzare i due eventi di maggiore richiamo, Cortona on the Move e Cortona Antiquaria, e di promuovere manifestazioni che confermino il respiro internazionale della città della Valdichiana. È stato inoltre chiesto di confermare gli spazi aggiuntivi di suolo pubblico per bar e ristoranti, pur sempre nel rispetto delle esigenze dei residenti. Il presidente della Confcommercio della Valdichiana è tornato ad affrontare anche il tema parcheggi e ha rilanciato il progetto presentato da Confcommercio diversi anni fa di costruire dei nuovi posti auto interrati presso Porta Colonia. Infine, la proposta di programmare le iniziative natalizie con maggiore anticipo, in modo da permettere alle imprese di organizzarsi in vista degli ultimi giorni dell'anno. In Valdarno torna a San Giovanni Valdarno la rassegna per la promozione della letteratura Le piazze del sapere. Il primo appuntamento domani alle 18:30. Tornano le piazze del sapere a San Giovanni, saranno quattro gli appuntamenti a Palomar, la casa della cultura. Si comincia venerdì 11 alle 18:30. Con la presentazione del primo album di Massi Fruhi, che è un giovane cantante e musicista che presenterà La vita è uno spettacolo proprio a Palomar. Di spessore anche gli altri tre appuntamenti che inizieranno alle 17:30. Domenica 20 febbraio sarà la volta del libro di Vanni Santoni, autore e scrittore originario di Montevarchi, La verità su tutto. Il suo libro sarà introdotto dal giornalista e scrittore Davide Allegranti. Sabato 26 febbraio, l'anno dell'alpaca di Gianmarco Sicuro, giornalista, che sarà introdotto da Alberto Severi. E poi a chiusura di questo mese, Mauro Ferrari, che presenterà sempre a Palomar Infinitamente piccolo, infinitamente grande, la storia della sua vita a pochi giorni dall'uscita nazionale del suo volume edito per Mondadori. Adesso parliamo dei carnevali. Dopo l'annullamento dei carnevali di Stia e Rassina, Bibbiena il martedì grasso vedrà invece il ritorno della Mea. Anche Subiano non rinuncia al suo carnevale dei ragazzi, che si svolgerà essenzialmente nella sola uscita di domenica 13 marzo. La Mea, il carnevale storico di Bibbiena, ritorna il 1° marzo con il Bello Pomo per dare speranza in questo periodo di difficoltà.
Dopo l'annullamento dei carnevali di Stia e Rassina, il comitato organizzatore della MEA e l'amministrazione di Bibbiena hanno invece deciso di riprendere la tradizione del Bello Pomo, anche se in una veste un po' diversa. Solo per quest'anno, in via del tutto eccezionale, infatti il falò con la pianta di ginepro, segno di riappacificazione dei due rioni in lotta, si svolgerà il martedì grasso in Piazza Grande, con un'organizzazione importante imposta anche dalle nuove regole per il contenimento della pandemia, con posti a sedere e controllo del Green Pass. Il programma della giornata verrà presentato, insieme alla ragazza bibbienese che quest'anno vestirà i panni della bella Bartolomea, domenica 13 febbraio alle 11 nel contesto della Santa Messa Domenicale in propositura. Lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare a questo evento, una cosa eccezionale nella storia di Bibbiena, che per 600 lunghi anni ha portato avanti questi bellissimi festeggiamenti, dice Alessandro Giovannini, presidente del Carnevale Storico. Non volevamo mancare nuovamente questo appuntamento e in questo abbiamo avuto l'appoggio dell'amministrazione. La tradizione del Bello Pomo e il suo significato verranno di nuovo tramandati al futuro e ne siamo felici. Anche Subbiano non ha voluto rinunciare al suo carnevale dei ragazzi, che sarà realizzato attraverso una sola uscita domenica 13 marzo. In caso di pioggia tutto verrà spostato a domenica 20. Dalle 14.30 per le vie del paese sfileranno i carri allegorici, accompagnati da gruppi musicali, trucca bimbi, gonfiabili, stand gastronomici e poi il gran finale con il rogo di Re Giocondo, tutto nel rispetto delle normative anti-Covid. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento su Teletruria.